Avete visto? Avete visto? Vedete cosa fanno nell'intimità? Evidentemente vorrebbero farsi passare per della gente normale, ma questa... questa caccia al tartufo in famiglia o di qualunque rituale satanico suino si tratti dimostra chiaramente che gli Stymington sono degli animali. Stanno violando la legge che pone limiti al bestiame, quindi io chiedo che vengano rispediti alla fattoria di provenienza. Silenzio in aula! Signor Stymington vuole controbattere le accuse del signor Stamp? Grazie, vostro onore. Riguardo al video del querelante, che col permesso della corte definirò d'ora in avanti e durante la mia difesa come, diciamo, reperto A. Ahimè, vostro onore, noi volevamo solo guardare la televisione. Eravamo giù a quattro zampe soltanto in cerca del telecomando. Non si trattava di nessuna caccia al tartufo in famiglia. Ah, e questo divorare i rifiuti come si spiega? Sì, sentiamo. Mio padre aveva buttato alcuni miei CD, compresi quelli dei Vanilla Pork. I Vanilla Pork? Signor Stymington, la prossima volta li bruci. Ok, ok. Allora sentiamo come gli Stymington spiegano questo. Il loro cosiddetto picnic del 4 luglio. Non è il nostro giardino. Anche se io riconosco qualche volto familiare. Ecco i Swimmen. E quello è Ep McSlarp. Ah, mi chiedevo che fine avesse fatto. Trovo che queste siano lampanti prove di innocenza. L'accusa è priva di fondamento, quindi do ragione alla difesa. Il caso è chiuso. Ma come chiuso? Mi appongo! Mi appongo! Signor Stamp, non oltraggi la corte! Io oltraggio la corte? Io oltraggio la corte? Questa intera aula è un oltraggio! Ma io ti caccerò via, Stymington. Dovesse essere l'ultima delle mie azioni! È stata una sentenza encomiabile. Rappresenta un grande passo verso l'integrazione dei suino americani. Sì, vostro onore, grazie a lei si è ulteriormente avvicinato il giorno in cui i mani stringeranno zampe in questa bella nazione. Voi chi siete? Si può sapere? Una casa date loro, non pagata a peso d'oro, dove vivano come nostri amici. Tutti insieme! Capre, mucche, cavalle, no! Queste cose non succedono ai giudici dei film. Per la serie pessimi remake di buoni film, vi presentiamo Thelma e Louise con Rosie O'Donnell e Dennis Rodman. Questo vecchio porcino. Ah! Hey, ciao, Lardman! Ciao, Swiffer! È ora il momento del grugnito della fortuna! L'alba continua ora con una prima visione assoluta. Babe, il maialino va in città. Devo far cessare questa follia suina, sì, e devo farlo subito. Ma perché sono il solo che capisce cosa sta succedendo? Affittolupi, cerca. Zero oggetti alla voce Affittolupi. No! Abbiamo vinto noi! Secondo te questa foto mi ingrassa? Dimostri almeno 10 kg in più, tesoro. Oh, Phil! Pronto? Davvero? Noi?
Tesoro, chi è? È Robin Lang dell'occhio di Slichter Falls. Ci ha visto sul giornale e domani verrà a fare uno special dal vivo nel nostro soggiorno. Come sbarazzarsi dei maiali. Appuntamento a domani, quando l'occhio di Slitter Force vi offrirà uno special ravvicinato dal titolo Gli Stymington. Che razza di vicini sono? Hai sentito, Ike? I nostri vicini appariranno in TV. Penso che bello. Forse è meglio che tagli il prato nel caso che la telecamera lo inquadrasse. Tagliarlo? Inviterò quei maiali al pascolo. A proposito, che fine ha fatto la mia colazione? Il Network Via Cavo presenta Ritratto di Cavi Sweeney, il sommo richiamatore di Sweeney. Da tempo immemorabile, gli allevatori usano i loro richiami come efficacissimo sistema per radunare i maiali. Anche se negli Stati Uniti ci sono migliaia di richiamatori, nessuno è paragonabile al leggendario Cavi Sweeney, noto come il sommo richiamatore di Sweeney. Sweeney riesce a far fare qualunque cosa ai maiali. Pronto? Sì, sono il sommo richiamatore. Ok, prenderò il primo aereo. Hai un problema con dei maiali? Non più, amico. Salve, sono Phil Stymington, posso esserle utile? Sì, stavo ammirando quell'auto lì fuori in esposizione e pensavo di fare un giro di prova. Le prendo le chiavi. Niente di personale, ma preferirei salire in macchina con qualcuno da cui non si facciano prosciutto. Ehi, non si impressioni per il fatto che lui è un maiale grasso. Phil è un professionista stagionato. L'ho salato e impepato io stesso. Lo dico sul serio, Sa, Phil è il mio dipendente più fidato. È un gran lavoratore, il più responsabile, il più disciplinato consulente di vendita di tutta la ditta. Bene. L'aerobica è quello che ci vuole prima di un giro in macchina. Andiamo? Beh, ciao signora, domani sarò sull'occhio di Slitter Falls. Congratulazioni, Clara. Non ero così eccitato per una specie animale dai tempi dell'inseminazione artificiale dell'ultima femmina di Lumaca di Oaxaca. Festeggiamo con delle braciole quella sera. Beth! Che bello! Mi do un cono alla fragola! I gelati li abbiamo finiti. Ti va un ovetto fresco? Mamma! E comunque saremo fieri di vedervi finalmente dimostrare al mondo che siete pronti a prendere il posto che vi spetta a fianco degli uomini nella società civile. Scusa, Beth, dicevi? Mm-hmm.
April Symington, quelli della TV arriveranno da un momento all'altro. Per l'ultima volta nascondi la coda. Mamma, io sono un maiale, i maiali hanno la coda. Sì, ma oggi non è così. Tu gira il berretto e sbrigati a mangiare quei popcorn. Questo mi fa sembrare troppo magra? E questo fa vedere troppo le gambe? Già, è vero. Già, è vero. Avanti, perché non cominci a vestirti? Perché guardi dalla finestra? Ah, niente, così. Phil, non ti senti bene? Io sto benissimo. E tu? Oh, come te. Benissimo. Però, con tutte queste cose da fare, non abbiamo potuto parlare di oggi. Qualcosa di nuovo, diciamo, di insolito è successo al lavoro? No, una giornata normale. E tu? Qualcosa di strano o particolare qui a casa? Magari a pranzo hai fatto la carne sui? Sui? No, era come al solito. Ah, bene, ci vediamo di sotto. Phil, la cravatta. Un tipico quartiere americano, una tipica casa americana. Dentro di essa abitano gli Symington, una tipica famiglia americana, eccetto che per una cosa. Sono davvero evoluti, intelligenti, civili, ma sono maiali. Sui! Poco fa facevamo ciao alla telecamera e ora ci siamo ritrovati qui. Nessuno sa dove. E quello strano swing cos'era? Non riesco proprio a capire. Questa autostrada è usata dagli alieni spaziali per un'America più pulita. Phil, sono abbastanza grandi, dobbiamo dirglielo. Oh, avanti, non saremmo venuti fino a qui per parlare della sensualità. Si dice sensualità? La scuola pubblica. Ehi, vicini, serve un passaggio? Ah, che era così preoccupato. Vi ho visti correre per strada a gambe levate. Era come se vi inseguisse il lupo cattivo, che so io. Già, su tante cose non andiamo d'accordo, ma diamine, a vedervi così in TV mi è dispiaciuto per voi. Ma non preoccupatevi, era canale 86, di sicuro nessuno vi ha visti. Beh, grazie ancora, Hank. Almeno per ora. Grazie, prima o poi spero di restituirti il favore. L'ho detto davvero. Ehi, i vicini servono a questo. Sono lieto di avervi aiutato a salvare la cotenna e a non farvi venire i calli agli zamponi. Buona, molto divertente. Chucky, quante volte devo ripetertelo? Alza quella orribile musica! Mi dispiace, papà, ma il volume è già al massimo! Questo è d'aiuto? Siete impazziti! Che state facendo? Stiamo isolando la casa per non sentire quel richiamatore! Eh? Il richiamatore? Vorresti farmi credere che c'è uno stupido umano che fa agire dei maiali intelligenti contro la loro volontà? E come spieghi quella gita di 80 miglia fuori città? Troppe energie? Senti, è per il che ti piaccia o no, c'è gente che si specializza in richiami a cui noi non possiamo resistere. È come i fischietti a ultrasuoni per i cani, un drappo rosso per un toro oppure il miele per gli orsi. E questo tipo è in gamba, voglio dire che è davvero molto bravo. Phil, e se fossi proprio... Cosa? Il sommo richiamatore dei suini? Il sommo richiamatore di suini? Ma papà, è ridicolo! È perfino più stupido della fata porcina! No, oh, va bene, April, non mi credi? Chucky, spegni la musica! Suini! Suini!
non ci stiamo comportando come matti? Sui! Capisco, Clara. Perché il sommo richiamatore di suini? Perché da noi? Perché proprio ora? Oh, non lo so, Phil. È come se qualcuno lo avesse convocato per... Oh, aspetta un momento. Io ti caccerò via, Stymington. Dovesse essere l'ultima delle mie azioni. Stomp! Cauzione pagata, Stymington Maiali. Oh. Non so come ringraziarvi di aver pagato la cauzione. Farete lo stesso per noi la prossima volta che ci incateniamo a una sequoia. Papà e mamma fanno di tutto per difendere Cani e Ben. Non preoccupatevi, domani verremo in tribunale a sostenervi. Vincerete anche stavolta. Oh, Bradley? Sì, Beth? Hai dimenticato di fare il pieno per caso? Non cominciamo, Beth, non cominciamo! Signor Stymington, ci rivediamo, Ma ho paura che le riuscirà molto più difficile stavolta convincere la corte che in pubblico non tenete un comportamento da animali. Anche se devo ammettere che mi piace il vostro modo di ballare. Normalmente non ci comportiamo così, vostro onore. Ci hanno incastrati! Cosa? Esatto, vostro onore. C'è un solo motivo per il nostro pazzesco comportamento. Eravamo alla mercé di un richiamatore di professione e abbiamo ragione di credere che Ike Stump lo abbia assunto. Lei ha delle prove in merito, signora Stymington? È vero, l'ho assunto. Per provare una volta per tutte che gli Stymington non sono altro che un branco di animali da cortile che, a differenza degli esseri umani, non riescono assolutamente a controllare i loro bassi istinti animali. Provi un po' a pensarci. Si è mai comportata in modo così strano solo perché qualcuno faceva suin? Signor Stymington deve ammettere che il signor Stump ha ragione. Ma, vostro onore! Con tutto il rispetto per il vostro notevole livello evolutivo, la sua famiglia non può avere posto nella società umana se non riesce a controllare i suoi bassi istinti animali. Questo significa che saremo interdetti e rimandati alla fattoria. Sì, date le circostanze. E questa condanna si basa su, come ha detto? Aspetti, la nostra incapacità a controllare i nostri bassi istinti animali. Quindi, seguendo questa linea di pensiero, devo concludere che chiunque non sappia controllare i suoi impulsi deve essere allontanato dalla società. Sì, è così. Vostro onore, col permesso della corte, a questo punto vorrei presentare una prova inconfutabile. Tom? Hey baby, wow, wow. Hey baby, wow, wow. Signor Stymington, sappia che la corte permette come? Vostro onore, lascio a lei le conclusioni. Che mi importa delle conclusioni, Tommy? Sono tutte per te! Il caso è chiuso, baby. Signor Stump, per molestie ai danni degli Stymington, causa di difficoltà emotive e di stress psicologico, questa corte la condanna a 500 ore di lavoro socialmente utile. Sul nostro pianeta, umano.
Ho fatto un sogno davvero spaventoso. Dei maiali alieni. Oh, gli esseri più orribili che ho mai visto in vita mia. No! Aiuto! Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids, Fox Kids.